Ciao a tutti, io sono Alex e benvenuti al mio video tutorial su OBS Studio, come creare una diretta utilizzando il green screen. Cos'è il green screen? È un telo che si mette alle proprie spalle, che si può andare a rimuovere a livello grafico e far passare alle proprie spalle qualcos'altro. Con OBS Studio si possono creare delle dirette dove ci siamo noi. Con la rimozione del green screen alle nostre spalle possiamo fare passare altre immagini senza avere uno sfondo, non so, di una finestra o di propria casa, ma si può far passare altre immagini. Sono pochi settaggi, non è molto complicato e vi faccio vedere come settare il green screen e poi come lanciare la diretta per far vedere, non so, su YouTube la propria diretta con la rimozione dello sfondo personale. Allora, andiamo a PC che vi faccio vedere i passaggi da fare, non sono molto complicati e vediamo. Ok, siamo a PC, io ho già aperto OBS Studio, è un software gratuito che è compatibile sia per Mac, Windows e Linux. Comunque sul mio canale ci sono già presenti dei altri video tutorial su questo software. Allora, per prima cosa andiamo dove ci sono le fonti, andiamo a catturare una fonte. Io adesso vado a catturare la fonte della webcam del mio Mac perché la telecamera non l'ho ancora collegata al Mac, perché volendo si può utilizzare anche una telecamera o un cellulare collegato al proprio personal computer per ricevere una nuova fonte video. Allora, andiamo a fare il più. Semplicemente io vado a fare dispositivo di cattura video, lui mi dice di creare una nuova fonte, io lascio dispositivo di cattura video, gli do ok. Qua in automatico lui mi rileva solo la videocamera HD FaceTime integrata al mio Mac, io la seleziono, gli do ok. Come vedete già lui sta riprendendo il mio viso, come vedete, e mi dà il nero me lo dà perché già il software rileva il mio telo verde alle mie spalle, che sarebbe il green screen. Comunque, se io vado a fare su, tipo se io lo riapro, vedete che questo è il mio telo senza nessun effetto grafico. Dammi ok. Io adesso metto il computer in modo che riprende completamente tutto il telo, vado a posizionarmi correttamente. Poi cosa facciamo? Molto semplicemente andiamo a catturare un'altra immagine dal nostro PC. Io adesso vado a catturare la finestra di Chrome, ora faccio cattura la finestra, gli diamo ok. In automatico andiamo a selezionare la finestra di cattura, gli do Google Chrome, gli diamo ok. E come vedete adesso è sovrapposto a me. Per mettere in ordine le nostre catture è molto semplice, andiamo dove c'è fonti. Selezioniamo cattura della finestra, la mettiamo sotto il dispositivo di cattura. Come vedete, adesso a me la finestra sotto non si vede. Allora, io la finestra di cattura la modifico e la faccio diventare adatta allo schermo, almeno così me la posiziona correttamente nello schermo. Come vedete, alle mie spalle adesso non si vede la cattura della finestra. Cosa dobbiamo fare? Molto semplice, quando siamo con il dispositivo di cattura lo selezioniamo, quindi attiviamo l'effetto. Facciamo con la freccia, dobbiamo essere sulla nostra schermo di cattura. Facciamo tasto destro. Qua si aprono altre opzioni che ci dà la possibilità del programma di utilizzare. Andiamo su filtri. Nei filtri audio e video non gli diamo nulla, andiamo nei filtri degli effetti. Come vedete io qua ho il green screen, questa qua è la ripresa naturale della telecamera del Mac, gli diamo più e facciamo chiave croma. Gli diamo ok, lui in automatico mi dice tipo di chiave colore, gli diamo il verde, visto che lo sfondo è verde, ma possiamo dargli il blu, il magenta o il custom che possiamo decidere noi. Gli lasciamo il verde. Questo è per quanto modificare l'effetto del green screen, perché alcune volte se io vado a 0, come vedete, ritorna al verde, se vado verso il 100 sparisco tutto. Io devo andare a trovare una posizione corretta dove il mio sfondo diventa completamente grigio e la mia persona o il vostro soggetto sia ben visibile. Comunque ci sono anche questi qua che è la finezza. Poi abbiamo la risoluzione della sbavatura del colore chiaro. Se noi andiamo a modificarlo, come vedete, si modifica. Adesso noi andiamo a 100 come prima. Poi abbiamo l'opacità, lo lasciamo a 100 e il contrasto, come vedete, si modifica.
lasciamola a 0, cancelliamo e mettiamo a 0. Ok, adesso gli diamo chiudi e come vedete il mio effetto grafico, vabbè, adesso c'è qualche sfumatura, andiamo a sistemarla ancora, filtri, visto che non mi piace quella sfumatura che mi dà, andiamo ad aumentare forse così è un po' meglio, vediamo, chiudi, ok, adesso non c'è più nessun artefatto grafico e come vedete io alle mie spalle ho lo sfondo di cattura. Io adesso se vado a tirare via, poi va bene, questo qua lo posso anche ridimensionare, possiamo metterlo piccolino, tipo così, e io ho la cattura e ho l'immagine dietro che sta andando. Se voglio registrare, non so, sto creando un tutorial, faccio via registrazione e in automatico così lui sta registrando lo schermo, quindi la cattura della finestra e l'immagine della webcam. Facciamo termina. Se invece voglio fare una diretta, molto semplice, io vado in Google Chrome, vado in trasmetti dal vivo, questo qua c'è già un tutorial sul mio canale per come impostare OBS Studio per creare una diretta su YouTube. Comunque adesso ve lo faccio rivedere, praticamente adesso lui mi si sta aprendo le impostazioni dello streaming. Ok, vi ricordo che la chiave dello stream va accoppiata nel software di streaming. Io adesso ho la privacy privato, la monetizzazione ce l'ho disattivata perché tanto è per un tutorial. Io adesso cosa faccio? Molto semplicemente riapro OBS Studio, faccio impostazioni, andiamo a controllare che le impostazioni della diretta siano tutte corrette. Come vedete io il codice della diretta ce l'ho già inserito, che è lo stesso che ho nel software di Chrome, primary YouTube ingest server e come servizio ho lasciato YouTube RTMP. Ok, qua gli possiamo dare ok. Io adesso se voglio andare in diretta, molto semplice, poi lo vedremo a schermo che parte la diretta con io qua piccolino, lanciamo avvia diretta. In automatico questo diventa verde, vuol dire che siamo in live, è partita la live da 7-8 secondi. Adesso aspettiamo che compaio io qua a schermo, vediamo un attimino se funziona tutto correttamente. Ricordo che hanno sempre un po' di lag, quindi un po' di ritardo delle immagini. Come vedete io adesso sono in diretta su YouTube, anche se il mio link è privato, e ci sono sia lo schermo ripreso e io a schermo che continuo a parlare. In questo modo abbiamo visto come creare una diretta utilizzando il green screen con OBS Studio. Io adesso blocco la diretta che non mi serve più, termina diretta, in automatico dovremmo vedere che si disattiva la diretta a schermo, anche se stavo facendo diretta. Una cosa mi sono dimenticato, mentre si fa la diretta, volendo si può anche registrare la clip che si sta facendo. Ok, io adesso la diretta è stata completamente chiusa. E nulla, tutorial direi che è terminato. Come avete visto, vi ho fatto vedere come utilizzare il Chroma Key, la rimozione del green screen con OBS Studio. Sono 3-4 passaggi molto semplici. Ricordo che questo è un software gratuito, gira sotto Mac, sotto Windows e sotto Linux. L'unico problema quando si vanno a utilizzare tutti questi filtri grafici nell'OBS Studio, inizia a richiedere tantissime risorse, bisogna avere un computer abbastanza potente. Calcolate che io uso un MacBook Pro con un processore i7 con 16 GB di RAM e inizia a fare un po' fatica. Io adesso l'audio ce l'avevo disattivato, però potete catturare sia l'audio del desktop con questo software e catturare anche l'audio da un microfono ausiliario, quindi un microfono esterno. Vi ho fatto dei tutorial, se li volete andare a vedere sono qua dove ce l'hai di informazioni. Io il tutorial l'ho terminato su OBS Studio. Se avete qualsiasi domanda che vi può tornare utile o qualche dubbio che avete, non esitate a scrivermelo nei commenti di questo video che io tendo a rispondere immediatamente. Detto tutto questo, io adesso scomparirò a schermo e avrai 20 secondi di tempo per scegliere altri video presenti sul mio canale,
alcuni saranno correlati ai video tutorial di OBS Studio e altri saranno video presenti sul mio canale che non c'entrano nulla con questo video. Io ti saluto e ti ringrazio di cuore che continui a seguirmi. Ciao!